Allora, buonasera di nuovo. Questa è una maratona questa sera che mi vede qui protagonista, ahi voi. E quindi stiamo in compagnia appunto per Voci Radicali con Luigi Mazzotta. Luigi Mazzotta che già abbiamo avuto in trasmissione su TV, è segretario dell'Associazione per la Grande Napoli. Allora, salutiamo Luigi, grazie di essere con noi. Sera. Volevamo, guarda, ti dico subito che entriamo subito, diciamo, nel merito della questione. Io, come sai, Liberi TV è abbastanza attenta al mondo, del web, ovviamente prendiamo in notizie, ispirazioni anche dai social network. E ho letto io appunto un tuo post qualche giorno fa, parecchio amareggiato, in cui appunto si esprimeva parecchia amarezza. Per quanto riguarda, io credo, il tuo incarico di segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, c'era qualcosa che ti angustiava, molta amarezza, e ecco, volevo un pochino sapere bene di cosa si trattava, se aveva a che vedere anche con il partito, perché questa associazione so che è molto attiva per quanto riguarda diciamo il lavoro sulle carceri e con i familiari dei detenuti. A te, Luigi. Allora, guarda, io più che amareggiato, diciamo che credo che sia utilissimo sicuramente al movimento radicale che si possa almeno cercare di smuovere un po' un qualcosa che poi in effetti non va per il verso che dovrebbe andare riguardo le battaglie, diciamo, che si conducono. E in effetti io ricordo il congresso di Chianciano, uno dei primi, dove c'era scritto, mi ricordo c'era anche una commissione, il partito dei 200.000. Questo partito dei 200.000 a distanza di 2 anni, che era poi in effetti 1700-1800, eravamo, ora siamo addirittura, diciamo, quasi arrivati a 1000. Abbiamo superato poco i 1000, quindi in effetti non c'è stata la crescita del movimento radicale, sia come iscritti sia, se vogliamo, anche come partecipazione. E quindi, cioè, io non lo metto in risalto perché mi sembra giusto dire anche, insomma, le cose come stanno, noi radicali, che cosa facciamo, perché in effetti poi noi siamo l'unica vera alternativa politica e direi dei regimi che si alternano, che insomma possiamo dare non speranza, ma sicuramente molto, ma molto di più di tutte le iniziative che conduciamo dal punto di vista politico. Però 1000 ci sembrano pochi, almeno per quello che mi riguarda, a me sembrano pochi, perché io poi devo dire che come piccola associazione, insomma, sul territorio, sono partito l'anno successivo, in effetti, fare il segretario per l'Associazione per la Grande Napoli, ma noi abbiamo 80 iscritti e eravamo pochi, quindi ne abbiamo fatti 80 quest'anno, più altri 30, forse oltre, iscritti anche a Radicali Italiani. Abbiamo eletto un membro, il comitato. Quindi la mia vuole essere, diciamo, se vogliamo, anche una critica, ma costruttiva, per capire in effetti anche rispetto al prossimo congresso che noi andiamo a tenere che tipo di linea, oltre che politica, chiaramente anche dirigenziale si possa. Io non credo, insomma, io se fossi il tesoriere dei radicali italiani, insomma, porgerei ad altri, insomma, darei spazio, no? Perché per me sarebbe anche una sconfitta, se vogliamo. E poi io credo che sia anche, diciamo, un esempio che si dovrebbe dare. Io, per esempio, ora alla prossima nostra assemblea non sarò più il segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, perché ho condotto 3 anni di crescita, l'associazione che è andata avanti, cresce notevolmente, devo dire, anche attraverso tutta una serie di iniziative che abbiamo intrapreso, eppure io darò spazio a chi vorrà fare il prossimo segretario.
anche perché io mi voglio occupare di altre cose oltre che all'associazione, quindi posso avere più spazio per fare tutto un lavoro che riguarderà la provincia di Napoli. La provincia di Napoli perché è l'unica realtà dove ci sono le battaglie che noi conduciamo e che sono l'amnistia e l'antiproibizionismo. Non esiste soltanto Scampia o altri quartieri di Napoli dove si vende la droga, ma ci sono anche altre zone che riguardano soprattutto la provincia di Napoli. Consumo, il degrado, giovanile, sociale. Insomma, quindi la presenza dei radicali, ecco, si orienterà verso la provincia di Napoli, perché quella al centro noi ce l'abbiamo, ora noi domenica per dire saremo a Via Scarlatti, quindi noi siamo sempre presenti sul territorio, per strada, perché la politica si fa per strada, si fa alla gente. Noi abbiamo raccolto oltre 4.000 firme per la petizione proposta quella da Rita Bernardini, e sono tutti nominativi che noi ora coordineremo. Insomma, io mi occuperò, mi vorrò occupare di questa cosa. Quindi, cioè, ti voglio dire che l'associazione è in grande crescita, ed anche quando si è vincenti bisogna lasciare, no? La diligenza è importante, ma fino a un certo punto, alla fine. Questa è un'associazione veramente libertaria, liberale, antiproibizionista, e quindi, insomma, sarà sicuramente, noi raddoppieremo gli iscritti per l'anno prossimo, con la presenza di un giovane che, insomma, si farà avanti e che sicuramente mi sostituirà alla grande. Di questo ne sono convinto, perché poi, insomma, noi lavoriamo tutti quanti insieme, per cui, anzi, io potrò lavorare anche meglio. Questo io ci tenevo a dirlo, questa cosa. E riguardo la situazione dell'amnistia, io, guarda, ti posso dire che noi abbiamo avuto una buona occasione, diciamo, da Napoli, perché Napoli, noi lo sappiamo, il carcere di Poggioreale è più sovraffollato d'Europa, e lo sappiamo un po' tutti, per cui noi ci siamo concentrati molto su Poggioreale, abbiamo tenuto oltre 50, 60 sit-in, insomma, manifestazioni. Ora, insomma, basterebbe guardare il sito curato dall'Orso Viviani di tutte le iniziative che sono state fatte a Napoli riguardo l'amnistia. Quindi, Il sito, l'indirizzo del sito, la regia non ha messo già sulla nostra chat, quindi è disponibile per chi ci segue. io, insomma, devo dire che nel mese di agosto, dopo che io ero stato al comitato e avevo incontrato Marco Perduca, e gli avevo detto: guarda, Marco, che io a Napoli ho fatto 5-4 visite a Poggioreale, e le ho fatte tutte con rappresentanti di altri partiti politici, e quindi ci terrei, insomma, che almeno un rappresentante radicale venisse a Napoli. Non lo dissi anche a Rita, dovevamo fare una fila alle 6 del mattino, io poi non ho saputo più nulla, e Cioè, in allora pratica tu stai dicendo che gli hai chiesto agli eletti radicali, quindi persone in qualche modo in vista che potessero anche convogliare consensi e anche un minimo di attenzione mediatica, hai chiesto appunto di essere a Napoli insieme a voi, a fianco, a fare delle attività, delle iniziative con i carcerati, anzi con le famiglie dei carcerati. sì, anche loro, ma comunque anche le visite vanno bene, perché in effetti poi Marco Perduca è venuto a Napoli, quindi abbiamo visitato sia Secondigliano, sia il femminile di Pozzuoli, sia Nisida. Però è chiaro, insomma, noi abbiamo continuato dopo Ferragosto di nuovo davanti a Poggioreale, e quindi l'emergenza di Poggioreale resta la principale, perché bisogna andare a raccogliere le denunce di persone che stanno male, di persone che dovrebbero essere ricoverate in ospedale. Questi, insomma, sono casi umani, strati
stanno morendo. L'altro ieri è morto un altro a Poggio Reale, l'altro ieri un giovane di 24 anni. Come è successo? Spiegaci un pochino questo. Guarda, non ne so nulla, anche sui giornali non c'è scritto nulla, capito? Però il morto c'è, quindi insomma la situazione sanitaria è quella, insomma, terribile. Bisogna intervenire, bisogna Poggio Reale, secondo me il carcere dove veramente ci vorrebbe un deputato, un onorevole, un consigliere regionale, non lo so, si alternano, vanno a raccogliere denunce là dentro, queste persone che stanno veramente male. E poi tra l'altro c'è da dire che tutto il lavoro, infatti, che poi noi vogliamo concentrare in provincia riguarda soprattutto appunto le carceri e la droga, perché logicamente molte persone vengono da paesi della provincia di Napoli. Voi sapete, abbiamo 108 province, 110 province, quindi insomma è molto legato il fenomeno della droga ed il carcere di Poggio Reale, che non è il solo, ma ahimè tutto diciamo l'Italia dal punto di vista nazionale, sappiamo bene che il 30% sono tutti tossicodipendenti, sono tutti assuntori di sostanze o piccoli consumatori, spacciatori. Per cui è da lì che bisogna ripartire, dal problema della giustizia, perché senza una giustizia per tutti logicamente non si potrà applicare in nessun altro settore del paese, cioè gli altri settori resteranno sempre fermi oppure continueranno ad essere sempre poi corrotti dalla criminalità politica, insomma, che riguarda un po' tutti i partiti, no? Quindi la lotta sull'amnistia io credo che sia stata ed è fondamentale nel carcere di Poggio Reale, perché le famiglie dei detenuti sono veramente distrutte, non si possono vivere delle immagini che poi sono reali in una fila davanti a una transenna con persone che arrivano dalle 4 del mattino con le buste e quindi si mettono lì in fila per fare altre due file all'interno e per poi fare un incontro di mezz'ora, tre quarti d'ora, uscire all'una, alle due del pomeriggio, ritornare a casa, non avere soldi, i bambini, le persone anziane. Insomma, ragazzi, noi siamo nel 2012. Napoli è una grande città. Napoli non è una città di provincia e non si possono assistere a queste scene tutte le mattine, tutti i giorni in città, ma neanche in provincia. Cioè, Luigi, qua stiamo parlando ovviamente dei detenuti che perlomeno insomma sono italiani. L'incidenza invece degli extracomunitari è elevata a Poggio Reale? L'incidenza degli extracomunitari, guarda, ti posso dire che gli extracomunitari non ci sono rispetto ad altri carceri, molti immigrati nel carcere di Poggio, però ci sono chiaramente. Diciamo che gli immigrati, ecco, vengono più trasferiti in carceri fuori, Santa Maria Capoletere, carcere di Forni, in genere qui ci sono tutti quelli, ci sono gli immigrati, però quelli che spacciano la droga, che vengono pagati 100 euro alla settimana per dire, e poi vengono presi, insomma, e vengono portati a Poggio Reale. Questo, diciamo, è il fenomeno grosso. Ora io credo che noi radicali come movimento c'è, cioè, qualcosa dovremmo fare, nel senso anche nel nostro interno dovremmo cercare di guardarci un po' più dal di dentro e vedere effettivamente chi è che vuole fare politica e la vuole fare anche ad un certo livello e chi è che invece insomma non è disponibile a fare tutto questo. Io vedo una grossa crescita soprattutto da parte dei giovani,
Io ho sempre detto che i giovani sono quelli che rappresenteranno il nostro futuro e molti non sanno nulla di politica, quindi non conoscono neanche i radicali, però queste nostre iniziative sono ben certo, sono fiducioso che sicuramente ci porteranno dei vantaggi. Per fare questo ci vorrebbe un lavoro. Io credo che noi avremmo bisogno di due coordinatori, uno per l'area del nord e uno per l'area del sud. Che Stai parlando dovrebbe dei radicali a livello italiano? radicali, sì, Ok, vai. radicali italiani, almeno questi due coordinatori, insomma, esperti sia anche un po' di marketing, esperti un po' insomma, di tecniche di comunicazione, ecco, se vogliamo, che riescono ad avere dei punti di riferimento nelle varie province a livello nazionale. E attraverso questi punti di riferimento loro possono dare un grosso slancio a livello nazionale a tutto il movimento radicale. Però ci vuole un minimo di coordinamento. Per cui Luigi, ti uno. interrompo un attimo perché ci viene una domanda dalla chat che la fa Donato. E Sì. siccome ovviamente voi siete intitolati a questo progetto che si chiama appunto per la Grande Napoli ed è molto attinente, ti chiede se ci sono progetti per la prossima città metropolitana di Napoli. Guarda, progetti sulla prossima, sulla metropolitana, sull'area metropolitana di Napoli, dopo il convegno che si è tenuto, insomma, che è durato anche 3 giorni, tra cui noi non siamo stati nemmeno richiamati, neanche per una presenza, perché tanto forse noi un'associazione per la Grande Napoli non esistiamo. Non ci sono delle grosse novità, nel senso che si sta parlando, qualcosa esce, insomma, escono articoli sui giornali, e, insomma, ci sono 3-4 progetti, ma per quanto riguarda il progetto dell'architetto Loris Russo sembra proprio che non se ne parli per niente. Questo è quello che, insomma, io ho potuto capire in questi ultimi giorni dal giornale. Ecco. Ma Luigi, volevo integrare questa domanda con il sindaco De Magistris, questo tema dell'area metropolitana, eccetera, ha attecchito un pochino, è attenta a questa cosa? Guarda, io credo che De Magistris abbia fatto le piste ciclabili che sono soltanto qualcosa di facciata, nel senso che ci sono delle zone dove sono stati fatti questi sentieri, dove la strada si è ristretta e poi è anche pericoloso poter insomma, circolare con la bicicletta. Quindi non credo che i napoletani prenderanno la bici e sfrutteranno questi nuovi modi appunto di circolare a Napoli. E, guarda, io riguardo De Magistris ti posso dire che noi quello che possiamo fare con lui è organizzare poi un convegno dove noi porteremo queste firme raccolte che riguardano l'autocoltivazione, la legalizzazione. E, insomma, poi faremo un convegno a Napoli perché insomma, lui si è reso disponibile, ha detto che anche lui insomma, è favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere. Piuttosto, qui c'è da dire che a Scampia continuano i blitz della polizia, centinaia insomma, di migliaia di euro buttati al vento perché in effetti poi si va lì. Ci si porta la telecamera o di Sky o di Rai 1, si fa vedere che si fa il blitz per poi prendere due persone, portarle a Poggioreale e trovare un po' di droga e qualche pistola. Ma poi diciamo che il giorno dopo è tutto regolare. Ora si sta avendo diciamo, un po' di difficoltà da parte dei romani perché chiaramente c'è anche una guerra che si è scatenata di nuovo riguardo alla droga. Quindi insomma anche la polizia ne è coinvolta, viviamo nelle sparatorie, la città purtroppo questa si sapeva, ecco perché andrebbe subito legalizzata. E non ci sono altre motivazioni. Senti Dobbiamo Luigi, salvare il siamo giubbotto. quasi. Sì,
Vai, vai. Ah, No, i dobbiamo giovani. pensare ecco, sia ai giovani piccoli spacciatori che sono, diciamo, proprio vengono, sono incensurati, vengono da altri paesi, da altri quartieri, no? E che la disoccupazione, per cui insomma, loro vengono pagate a giornate, capito? Quindi molti sono giovani, dobbiamo salvarli questi giovani e soprattutto pure quelli che moriranno, perché insomma è roba schifosissima, per cui per un tossicodipendente insomma c'è la morte, ricordiamocelo. Quindi stiamo quasi in chiusura e chiudiamo appunto con questo messaggio in qualche modo di speranza, se così possiamo dire, ma anche appunto di proposta. Allora, come abbiamo aperto, tu parlavi del fatto che ti presenterai al congresso dell'Associazione per la Grande Napoli come segretario uscente in pratica, e hai accennato a un futuro candidato che è giovane. Ecco, ci può dire di chi si tratta, chi è questa persona? Guarda, io penso che ci sono varie figure nella nostra associazione che possono fare il segretario. E varie figure, cioè, per me, insomma, un po' tutti lo fanno, non proprio tutti, però, insomma, un bel nocciolo duro ci sta Roberto Gaudioso, c'è Giuseppe Alterio, ci sta Fabrizio Ferrante, Rodolfo Viviani, non lo so, Emilio Martucci. Ci sono le Mariangela Pisano, c'è diciamo un bel gruppo, però io sinceramente preferisco un giovane, quindi se Roberto Gaudioso insomma sostiene anche questa voglia che io insomma avrei su di lui, no? E quindi lavorare anche con lui, però un po' dal di fuori e anche un po' dal di dentro, come dirti, e secondo me potrebbe essere una carta vincente con i giovani. Insomma, che ci ritroviamo pure a Napoli, studenti universitari, uno studente universitario, un ragazzo valido, ora si laurea, e insomma, lui è molto preso dal Partito Transnazionale, su cui anche io credo che bisogna investire nel Partito Radicale Transnazionale, perché poi, insomma, quello è il nostro modello, ecco, abbracciare il mondo. Non ci Ho basta capito. l'Italia brutti. Luigi, in chiusura, ci sarà fra poco anche il congresso radicale. Ovviamente ancora non sappiamo, almeno io non so dove, ma comunque sia, ci sarà puntualmente come ogni anno verso novembre. Come associazione, porterete qualche proposta, qualche protesta proposta, qualcosa del genere? Ma vediamo, cerchiamo di portare qualche famiglia di cittadini detenuti sicuramente. Qualcuno è iscritto anche alla nostra associazione, perché noi abbiamo iscritto alla nostra associazione sia famiglie di cittadini sia detenuti che sono ai domiciliari. E certo, la nostra battaglia resterà questa dell'amnistia e dell'antiproibizionismo, perché dal punto di vista del sistema elettorale sappiamo benissimo che non si sarebbe fatto nulla, per cui andremo a votare con questo sistema. Il porcellum, no? Non lo so, dovremmo fare 5 punti percentuali. Noi speriamo, ci stiamo muovendo da Napoli per cercare di avviare questo lavoro che è già stato avviato e che ora insomma lo allargheremo in provincia di Napoli, perché se dovessimo presentarci alle elezioni noi saremmo in grado sicuramente di anche presentare le liste, avendo creato logicamente tutta una rete di radicali in provincia. Ok Luigi, ti ringraziamo per questa conversazione. Ovviamente facciamo gli auguri all'Associazione per la Grande Napoli e ovviamente ti rinviamo su liberi.tv. Grazie ancora Luigi. Grazie e buonasera a tutti.